Bardal. Makota, made in Italy dal 1979. Biker Factory. Nolan Group. Benvenuti, benvenuti a tutti voi amici e telespettatori di MotoTV. Siamo assieme per assistere ad un'altra puntata di Fuori Porta. Fuori Porta, vi ricordo, è la trasmissione dedicata ai viaggi, ai mototuristi, agli amanti della natura, del viaggio e della moto naturalmente. Con me, come al solito, Tommaso Pini, Fabrizio Ielmini. Questa volta ho voluto fare il contrario, casomai, no? Portasse ulteriore fortuna alla nostra fortunata trasmissione. E abbiamo tre nuovi ospiti, inediti, scalpitanti proprio di venire in trasmissione. Lo sto dicendo in maniera molto ironica. Abbiamo Simone Becchini, Francesca Pacca, Massimo Morelli. È un po' una novità quella che vogliamo portarvi negli studi di Fuori Porta, perché abbiamo ospitato uomini e donne, single convinti, viaggiatori solitari, estremi e non. Abbiamo portato community, abbiamo portato team, Marco Polo Team mi viene in mente uno per tutti, però non avevamo mai portato una coppia. Di solito i viaggiatori sono uomini e donne, ma mai in coppia. E qui invece abbiamo una coppia meravigliosa, rovinata dall'eterno amico, ecco, Massimo Morelli è l'amico che si è insinuato in loro, ovviamente li ha aiutati, è una veste benefica la sua, e li ha accompagnati in questo viaggio, ma li ha anche accompagnati nella realizzazione del loro viaggio. La meta che hanno scelto Simone e Francesca è una meta che a me ha affascinato per anni. Pensate, sono stato almeno 6-7 volte in questa destinazione. Può essere un classico, ma è terribilmente affascinante. La metterei al primo posto fra i miei desideri, nella wishing list sarebbe sicuramente la prima, ed è Capo Nord in Norvegia. La Norvegia ovviamente come territorio, ma Capo Nord come punto di arrivo. È stato molto di più, perché è un viaggio che poi vi racconteranno i diretti protagonisti. Pensate, 16.000 km in 35 giorni. In due, lo ripeto, uomo-donna, una coppia. Anzi, all'epoca erano fidanzati, poi si sono sposati, per cui ha portato pure fortuna. Ecco, mi verrebbe proprio voglia di chiedere, ma da chi dei due è nato il viaggio? L'idea del viaggio? Sicuramente a me, perché a me i paesi nordici mi hanno sempre dato qualcosa in più che dei paesi caldi. Ecco, in questo mi ci ritrovo moltissimo e tanti lo chiedono anche a me, ma perché il nord? Perché Luca va sempre al nord? È un qualcosa, no? Secondo me è più rilassante, a me mi rilassa proprio il verde, l'azzurro del cielo. E infatti vediamo scorrere anche nell'immagine, sì, appunto questi colori principali che tu dici, il verde e l'azzurro, e poi è vero, è un altro mondo, ti proietta in un'altra dimensione, il silenzio, no? La natura, quante cose ci sono, no? Meravigliose. Sì. Ecco, e poi c'è stato il guastafeste, Massimo, che ha voluto metterci lo zampino. In cosa sei stato di aiuto? Ecco, visto che hai appunto gestito determinate fasi, ma il viaggio non l'hai fatto, almeno in questo l'hai lasciato liberi, giusto? Sono stato di aiuto nel preparare il viaggio, nel assistere alla moto, bauletti. Quindi, ecco, voce. Diciamo, hai svolto un ruolo, diciamo, sì, di assistenza tecnica. Poi abbiamo fatto dei contenitori per metterci gli alimenti in più a quelli che facevano quando si fermavano. Se non trovavano niente, c'erano degli alimenti con delle Quindi, voce. Ecco, una moto, insomma, una personalizzazione. Sì, diciamo, una moto, per così dire, sì, ecco, fai da te loro. Ecco, il viaggio fai da te. Oltre ad avere una moto, diciamo, che è stata utilizzata una super tenere, una Yamaha Super Tenere 750, quindi valigia e kittata ben preparata, però c'è stato questo. C'era fatto anche un contenitore per l'arnesi, per il cambio olio, per stringere catena, poi c'erano le pasticche di scorta,
che hanno fatto sui 9.700 chilometri, ha dovuto cambiare anche le pasticche, Simone. Beh, insomma, sì. Quindi insomma è stato, ecco, gli interventi e la manutenzione senz'altro sono parte integrante di questo viaggio. Ma il viaggio è fatto, come si è detto, di coppia, almeno certo. In questo caso. Francesca, quindi una ragazza deliziosa, sorridente, bionda, però sicuramente di una stoffa e costanza non indifferente, perché insomma affrontare 16.000 chilometri dietro ad un uomo, anche se il tuo uomo, non deve essere uno scherzo. Sì, in effetti è stata abbastanza dura, anche perché io, per me partire, andare al nord, al freddo, cioè neanche per sogno. Invece poi, sinceramente, il nord mi ha affascinato veramente, la sua tranquillità, il suo, ma veramente è qualcosa di meraviglioso. Quindi ecco, e sei quindi partita... Sono partita, sì, già con... un po' di timore. Ecco, quindi lui è stato, sì, il caposaldo, aveva l'idea di viaggiare, sì, di portarti al nord, tu la pensavi all'opposto, sì, però... Cosa strana, però, sinceramente, ha dato ragione al marito. Sinceramente. Tu hai ragione al marito. Veramente, cosa strana, alla fine, ha dato ragione al marito questa cosa strana. Volta. Io ci ho lasciato il cuore, cioè, sì, la Norvegia. Sicuramente, sì, sicuramente la Norvegia è uno strappacuore, ci sono i film strappalacrime e ci sono i viaggi strappacuore, ecco, proprio così. Io lo metterei, ecco, lo metterei, sì, proprio, sì, in un posizionamento come questo. E voi non siete videomaker, siete turisti, siete appassionati di viaggio e avete scattato fotografie, immagini pure vere, senza fotoritocco, che appunto vorrei che la nostra regia mandasse in onda per far sognare anche a voi e a tutti noi, che appunto, e anche ai nostri amici telespettatori a casa, quello che è stato il vostro viaggio. A voi la linea.
natura. A tutti gli amici di Fuori Porta che in questo momento ci stanno osservando per viaggiare con noi insieme a Francesca e Simone, ma anche insieme a Massimo, che è stato un po' l'expedition leader, almeno per quanto riguarda ideologicamente l'organizzazione del viaggio in Norvegia fino a raggiungere Capo Nord. 16.000 km, 35 giorni, ma un viaggio che è stato fatto in due tappe. Ahimè, ci sono voluti due viaggi per concluderne uno. Ce lo vuoi spiegare, Simone, com'è andata? Sì, il primo viaggio partimmo abbastanza tranquilli, già con l'abbigliamento e tutto a posto eravamo. E il quinto giorno, prima di arrivare a Rovaniemi, purtroppo serve un incidente di percorso, mi partì il posteriore della moto, non riuscì a riprenderlo e quindi si fece una caduta spettacolare, perché io cascai giù di sotto a un ciglio e Francesca rimase attaccata alla moto e niente, finché mi rialzai io dolorante chiamando la mia moglie, a quell'epoca fidanzata, e purtroppo lei si ruppe la clavicola. Insomma, un incidente di percorso che senz'altro ha sconvolto i vostri piani, quindi il sogno di raggiungere Capo Nord non è stato. Non è stato, oltretutto il pensiero di tutto ciò che mi era cascato addosso. E in questi casi cosa si fa? Come si reagisce? Francesca, sappiamo che naturalmente anche qui ha avuto un permesso speciale per essere in trasmissione dalla sua dalla mia caposala, sì. Che naturalmente saluti, sì. Ecco, è appunto infermiera e fisioterapista, quindi tu ti sei resa conto benissimo di ciò che era accaduto. Sì, sì, però non ha fatto, cioè praticamente non ha, cioè abbiamo riprovato perché ha limitato la voglia di scoprire comunque questa cosa, cioè questa meta.
Quindi ecco, la caduta non è stato un deterrente rimanere a casa, ma è stata una spinta emotiva per continuare, per proseguire, per dire bene, abbiamo fallito al primo tentativo, ma riproviamo la seconda volta. E quindi Massimo sempre pronto a caricare il cucine, ha fatto l'assistenza naturalmente per il rimpatrio, immagino. Mentre Francesca era all'ospedale, Simone ha riportato la moto a un concessionario Yamaha. Ecco, quindi, e tu hai coordinato? Poi tramite assicurazione c'era un rientro entro 30 giorni in Italia, che l'ho fatta arrivare alla mia ditta, a una ditta di Pistoia, SP Moto, che sono nostri amici. Ecco, e quindi e in 29 giorni è arrivata a Monsummano Terme. 29 giorni, sono un bel tragitto, un bel cammino. Però l'assicurazione era sui 31, è entrata, è arrivata nel limite di quello che loro dicevano. E quindi il coordinamento in questo caso è stato perfetto. Beh, mi sembra insomma che come coppia... Grande organizzatore. Grande organizzatore. Risolutore di problemi. Sì, allora, sicuramente. Però ecco, come coppietta, insomma, lui che voleva, dice ma andiamo. E si sdraina in terra la prima, insomma, come la vedete. Sai cosa mi fa sorridere? Perché prima stavamo parlando prima della registrazione, no? E chiedevo, vabbè, ma chi sceglie le destinazioni? E Simone dice, io. Chi sceglie? Non so, chi guida? Io. Ma per quanto riguarda la strategia? Io. Chi cucina? Io. Chi monta la tenda? Io. Chi fa il meccanico? Io. E mi è venuta in mente, sai quella famosa frase di Woody Allen nel film La Dea dell'Amore in cui dice alla bambina, ma sai chi comanda a casa tra il papà e la mamma? E dice, no, il papà comanda, la mamma prende le decisioni. No? Quindi sa che chi comanda la Francesca? C'è qualcuno che lavora da lontano lì. E poi tra l'altro un'altra cosa che mi raccontavano è che loro hanno iniziato da fidanzati giovanissimi a viaggiare nell'88 addirittura con un Minarelli facendo un giro della Garfagnana, sbaglio? Sì, no, giustamente. Mototuristi proprio, cioè, a fuori porta non potevamo, no, che portare appunto le vere essenze del viaggiatore, no? Quindi è bello, no, questa cosa che un viaggio sia in moto, un viaggio attraverso... È romantica e non improvvisata, insomma c'è stata proprio una vera preparazione, no? Un viaggio che poi è quello della vita, no? Se lo volessimo vedere un pochettino anche con un po' più di enfasi. Considerando che non sono professionisti, comunque un conto è il professionista che comunque è abituato e ad uso, ma ecco, chi ha le ferie una volta l'anno e si gioca un mese per un viaggio, beh, insomma direi tanto di cappella, no, in questo. Ma poi questa perseveranza nel voler comunque arrivare a realizzare un sogno, che è quello di arrivare a Capo Nord, eccetera, che per molti potrebbe essere anche un viaggio semplice, no? Come dicevi tu, non essendo professionisti, può essere una cosa abbordabile a tutti e il fermarsi anche alle prime difficoltà è abbastanza normale, no? Invece questa coppia secondo me è sostenuta, chiaramente io penso che Massimo sia un personaggio che alla fine spinge, no? Ma se siamo qui il merito è suo, perché ad una cena di 10 giorni fa si è improvvisato, organizzatore anche, quindi anche a lui il merito di essere qui trasmesso. Diciamo che quando si era 15 anni Simone e Francesca andavano a giro con il 50 con il 125 sempre a coppia, mentre io sempre con gli amici. Hanno cominciato presto ad andare in giro insieme in moto. Sì, questo infatti, questo le dà onore, dà forza e dà anche la carica a chi da casa ci sta osservando, perché questo vuol dire che laddove c'è l'amore fra due persone e l'interesse, perché comunque si deve amare il proprio partner, ma credo Tommaso anche la propria moto, perché comunque se no una cosa del genere non te la fai, no? Assolutamente, se hai una repulsione. Non l'hanno neanche fatto con una moto moderna, diciamo, è una gran bella moto che ti permette di fare gran chilometri, ma la cosa invece mi aveva incuriosito di loro, quando parlavamo dietro le quinte, di come hanno dormito, perché non sono andati a cercare le comodità, ma spesso hanno utilizzato la tenda. Questo proprio dà l'esempio di uno spirito di viaggiatori autentici. Sicuramente, cioè, troppo facile andare nel 3, 4, 5 stelle, io pago, come si dice. Sai, spesso il motociclista dice io mi stanco durante il giorno, la sera ho bisogno di riposarmi bene. Come l'hanno vissuto loro probabilmente amplifica ancora di più l'effetto bello del paese della Norvegia. Ah sì, sicuramente. Ma ecco, quindi in questo caso voi come vi riterreste più? Motociclisti, campeggiatori, mototuristi? Datevi un termine per identificarvi meglio. Io direi motociclista per prima cosa. Seconda cosa, amando la natura e stando al contatto, secondo me non c'è meglio di che di una tenda e di un sacco a pelo. Condividi? Condividete la libertà. Assolutamente sì. È proprio secondo me la libertà più totale. Diciamo, sono stati costretti quando proprio il tempo era pessimo. Quella sì.
Eh beh sì, in certi casi insomma le intemperie quando si viaggia al nord è chiaro che l'imprevedibilità del tempo è un fattore al quale talvolta bisogna affidarsi, però non essendo appunto imprevedibile è chiaro che accetti ciò che avviene e ciò che appunto non speravi accadesse. Quindi tute d'acqua, ecco, pronte, sì. Ready to go, no? Sì. Questa è stata un'altra sicuramente delle cose al quale, insomma, ecco, viaggiare così in coppia, non avere mezzi di supporto. No, super attrezzati. Avevamo tutto, d'attrezzatura, per antipioggia, antivento, la tenda termica, i saccappelli, i materassini autogonfiabili. Eravamo veramente ben attrezzati. Al mattino ci alzavamo e partivamo al volo. È così o c'era? No, no. Al mattino. A livello di timing, in quanto tempo? Ma due ore circa. Due ore per ricaricare la moto. Beh, insomma, sì. Mi sembra abbastanza impegnativo. La tenda termica, sì, certo, riscaldata, certo, con i calorifici, queste cose. Non so, si è visto delle foto. Si è visto delle foto che sì, naturalmente le foto che stanno scorrendo in sovrimpressione ci danno anche l'esatta idea e dimensione di quello che i nostri due amici Simone e Francesca hanno visto e vissuto. Adesso però noi vogliamo restituire la linea alla regia per i consigli sugli acquisti. Bentornati negli studi di Fuori Porta per proseguire questo viaggio in Norvegia. Siamo in compagnia di Massimo, ma naturalmente i nostri ospiti sono coloro che il viaggio l'hanno vissuto in prima persona e sono Simone e Francesca. Un viaggio sognato, vissuto, preparato per 3 anni con viaggi frequenti in Italia proprio per provarsi, testarsi anche fisicamente e anche a livello tecnico, fino a partire per questo sogno, per questo Capo Nord, che però ha visto infrangersi il sogno a Rovaniemi, con una rovinosa caduta, senza gravi conseguenze, ma con la rottura della clavicola da parte di Francesca. Il rientro immediato, coordinato da Massimo, e dopodiché la voglia di ripartire, di riprovarci. Simone è un duro, non si arrende, Francesca lo segue in queste azioni, e quindi l'anno dopo decidono di ripartire, naturalmente. Quindi si ritenta, a 365 giorni di distanza ripartiamo per Capo Nord. Sì. Quindi il timore era tanto, poi dopo quando arriviamo a Capo Nord, a Rovaniemi, già lì vedendo il posto dove siamo cascati ci ha messo un po' di tristezza, però dopo siamo ripartiti lungo la strada per Capo Nord e già lì ci siamo rilassati, abbandonati. Beh, da un grosso volta, ecco, sì, interrotto, no? Sì. Quello ho sfatato il punto, sì, critico, ecco, da lì si riparte, insomma, si riparte tranquillamente fino ad arrivare in cima a Capo Nord. Beh, bisogna essere abbastanza coriace, no? Insomma, non... Ma io direi di sì, poi ripetere appunto il luogo dell'incidente deve essere un bel giochino mentale, voglio sì dire. Ma sì, giusto per cambiare un pochettino, un aneddoto, ho sentito parlare di un contachilometri. Sì, sia la prima volta che la seconda, quando arrivai a Stoccolma, vicino a Stoccolma, il contachilometri mi si ruppe. La prima volta. La prima volta. Eppure la seconda, quando si risaliva su a Stoccolma, ugualmente si ruppe il contachilometri, quindi la tensione aumentò ancora di più arrivando a Rovaniemi, con la paura di ricascare e di... E quindi ecco, è quasi stato, da una parte uno potrebbe pensarlo, vedi, come un segno del destino, si guasta il contachilometri nei pressi di Stoccolma e vanno dal meccanico X, l'anno dopo si riguasta il contachilometri nei pressi di Stoccolma e torna dallo stesso meccanico che le riconosce, quindi beh, una persona normale, una coppia comune, cosa avrebbe fatto? Arrivava da Rovaniemi e girava. Dietro, sì, bravo, sì, esattamente, dietro front immediato. Invece no, i nostri amici decidono di proseguire, di continuare fino a raggiungere appunto Capo Nord. Ora qui però io vorrei aprire un piccolo dibattito. Io, ripeto, la Norvegia la conosco a menadito, è il mio paese preferito. Lo sa benissimo l'ufficio del turismo norvegese, Elisabeth Ones, la quale chiamo almeno 2-3 volte l'anno per viaggiare in questa meta. E per me Capo Nord rappresenta comunque l'apice. Per me vale un viaggio in Norvegia
per andare a Capo Nord. C'è qualcuno che non la pensa così e abbiamo i nostri due amici ed anche Tommaso. Sentiamo un po' perché. Ma io direi perché secondo me il percorso è favoloso da vedere. E ci fai vedere natura, il percorso? La natura, okay. Sì. Vediamo un po' il percorso. Il la regia, prego la regia a inquadrare. Ecco, questo è il percorso la che strada, è stato. La strada, cioè vedere la natura. Ecco, 16.000 chilometri, fiordo fiordo, vedete, hanno veramente viaggiato in tutto il perimetro della Norvegia. Ecco, quindi, prego. Quindi, secondo me non è prendere e partire e in tre giorni arrivare a Capo Nord e altri due giorni, sì e no, tornare indietro, ecco. Per me merita proprio viaggiare, vivere il percorso della strada, la natura, gli odori, l'intemperie, il sole, il calore. Per me è quello la vita di girare in moto. Capo Nord, sì, è la meta sì, finale, ma Francesca. Ma poi è quello che c'è il intorno, il contorno. Che dà che valore è, diciamo, vivere, a questa che è da vivere. E Tommaso? Ma per quanto che conosce la Norvegia molto bene. Conosco anche molto bene la Norvegia e Elisabeth, che proprio con lei discussi di questa provocazione che volevo lanciare con motociclismo, perché noi siamo arrivati al circolo polare artico e non siamo andati oltre. Ma volutamente, e tra l'altro non siamo saliti neanche dagli altri paesi, ma siamo stati sempre in Norvegia, abbiamo fatto 6.000 km di sola Norvegia per andare a scoprire le National Touristweg, perché loro hanno queste strade bellissime che la Norvegia proprio spinge con delle land art, delle installazioni particolari, il Dente del Turismo è molto attento a questa cosa e inviterei a chi non ha tempo per poter fare chiaramente un mese di viaggio, a valutare anche l'ipotesi di godersi la Norvegia, perché rimarrà veramente sorpreso da quanto è bella. Poi Capo Nord, se uno ha tempo, è sicuramente una meta da raggiungere, un obiettivo, diciamo, di cui fregiarsi. Beh, ok, questa è una spiegazione, una motivazione che naturalmente accetto. Io quando faccio chiaramente i miei viaggi non ho grossi limiti, magari sì, talvolta di tempo, però ovviamente facendoli sotto un altro profilo è chiaro che diciamo non mi pongo certi quesiti, però in effetti hai ragione, la Norvegia ha talmente tante sfaccettature, talmente tante di infinite bellezze paesaggistiche che concentrarsi appunto su un viaggio lungo, massacrante per arrivare solo alla meta finale e magari distogliersi, distrarsi non avrebbe senso. Beh, Simone e Francesca non sono comunque fatti mancare niente, perché in 35 giorni mi sembra che abbiano visto di tutto, veramente di tutto, l'avete attraversata palmo palmo. Non vi sono mancate nemmeno le isole, a quanto visto nella cartina Lofoten, no? Che è un posto straordinario. Raccontateci due parole sulle Lofoten, che le ho veramente care nel cuore. No, sono meravigliose perché sembrano montagne che spuntano dal mare. Bravo. E vedendole spuntare dal mare così ti danno un'emozione particolare. Oltretutto noi abbiamo avuto fortuna perché le abbiamo viste col sole, quindi sono state oltretutto rilassanti, proprio eccezionali. Montagne Aguzze, anch'io così ho descritto nei miei articoli, questa natura che si immedesima, si immerge nella natura e ha quasi questa esplosione di forme e anche di colori, quindi sì, sicuramente un luogo straordinario, dove tra le altre cose vive un italiano, non so se sapete, sì, sì, a Nusfjord vive un tal Michele, che ne approfitto proprio per salutarlo in trasmissione, è così famoso, pensate, Michele, che all'epoca, già 20 anni fa, mi diceva: se vuoi mandarmi un plico, devi scrivere Michele, Nusfjord, Norvegia, un po' come scrivere Papa, Città del Vaticano. Stop, ecco, siamo a questi livelli, pensate un po'. Sai che è un appassionato di Nutella? No, ah, lo conosci pure tu Michele? Assolutamente. Dai. Quando sono andato lì e ci siamo incontrati, mi ha detto: ma conosci Luca Bracali? Ho detto: ma chi, quel fotografo? Sì, da due soldi, Lorenzo, ok. E lui mi raccontò che è un appassionato di Nutella incredibile, una volta addirittura un bambino gliela portò dal campo e dice: tieni, tieni, però la prese, sicuramente. Tanta era la passione, dice: mi manca la Nutella dell'Italia. Ma non aveva mai creduto, è un appunto un artista del Cesello, realizza appunto preziosi, un artigiano, creazioni in argento, no? Collane, braccialetti, è un personaggio davvero straordinario. Mi fa piacere che anche tu appunto lo ricordi in questa maniera. Ho parlato proprio recentemente in video
videoconferenza su Skype. Ma adesso direi che è il momento di lanciare appunto le nostre immagini in slideshow, girate, filmate, fotografate anzi da Francesca e Simone e montate dalla nostra regia. Quindi do la linea, restituisco la linea alla regia per i nostri slideshow. Prego. We'll be right back.
Entriamo in studio a Fuori Porta con i nostri ospiti, con i nostri amici Simone, Francesco e Massimo, ma anche con Tommaso e Fabrizio, per viaggiare ancora in Norvegia, a Capo Nord, con una Yamaha Super Tenere 750, 16.000 km in 35 giorni. Insomma, ne avrete visti di bellezze, naturalmente avrete avuto soddisfazioni e anche qualche rischio, perché insomma la prima caduta accidentale è quella che vi ha un po', no, limitato. Ma abbiamo parlato della varietà di questo paese e anche a livello paesaggistico, non solo chilometrico. Capo Nord è una meta, ma non è obbligatoriamente la meta. Ecco, i fiordi sono senz'altro uno dei grandi highlight. A voi qual è la cosa che più è rimasta nel cuore di questa Norvegia? Ma la varietà del paesaggio, perché comunque c'è di tutto. Sì, esattamente, sì. Ma dovessi scegliere un punto, io sono pronto, parlo con Elisabeth, ti faccio anche te offrire un viaggio in Norvegia, quale zona mi scegli, quale paese, quale località, quale spot? Allora, il paese, cioè, a me è piaciuto tantissimo anche Hammerfest. Hammerfest, bravissima, cioè, sì, straordinario, una delle luci più belle che si possono ammirare da Hammerfest, sì, brava. Sì, sì, Hammerfest nei fiordi nord-occidentali. Sì. E a me è piaciuto anche il Pulpito, il cosiddetto chiamato il pulpito. Certo, sì. Questo pinnacolo, questa roccia. Sì. Questa roccia alta, a sbalzo. Veramente mozzafiato. E sai che mi hai battuto? Io nei miei ripetuti viaggi in Norvegia è che l'ho visitato in lungo e largo, il Pulpito mi manca appunto nel mio carnet di viaggio. Quindi vedi, c'è sempre da imparare da qualcuno, insomma, mai elevarsi su un pulpito, ecco, per giocare sulle vostre parole. Fabrizio. Ma io volevo chiedere il ricordo più bello a Francesca, ma visto che mi hai anticipato, allora cambio la domanda. Prossima destinazione e chiaramente accompagnati da Massimo. Come? No, ti prego. C'è sempre. Parte del gruppo. Ah sì, ecco l'idea. Sì, Sai Decar che dici. Ora, in questo momento ancora non abbiamo ancora pensato al prossimo viaggio. Perché abbiamo messo da parte la moto e abbiamo fatto due pargoli eccezionali. Messo da parte la moto? Spieghiamo. No. Questo ragazzo la moto la usa sempre, sempre. Non ha un'automobile, anzi. Francesca ha l'auto, Simone ha solo la moto. Viaggia in moto 365 giorni l'anno, con il sole, con la pioggia, col vento e con la neve. Quest'anno grande nevicata ovunque, a Milano come dalle nostre parti, come Monsummano, neve alta così, e per andare sul posto di lavoro, ecco, da BS, e appunto raggiungendo il suo socio Patrizio, anche lui motociclista, come sei arrivato? In sliding, sempre con i piedi che pattinavano, Patrizio, vero? E Patrizio fa. E quindi l'idea del sidecar forse potrebbe essere naturalmente un'idea ottima. Oppure, insomma, visto che anche tu sei accompagnato adesso da Tiziana, sei sposato, potresti fare un bel viaggetto in coppia, aspettando che i bambini insomma crescano e vadano avanti. Mi permetto di dargli solo un consiglio. Ecco, sentiamo visto un po'. Mi sembra una bella coppia, un bel matrimonio, che dica. Mm-hmm. Però ho sentito all'inizio che a uno gli piace il nord e i paesi freddi, a uno il sud e i paesi caldi, non comprate mai due moto. Perché si potrebbe presentare una frattura familiare. Oltretutto sarebbe un pericolo pubblico, veramente. Quindi lei è bene. Io sono brava passeggiatrice. Ottima navigatora. Ecco, già, giusto, perché sappiamo cos'hai lì? Cos'hai lì nascosto? Io ho un book, veramente il mio diario di bordo. Che e su immancabilmente in tutti i viaggi che abbiamo fatto, spese, prezzi, acquisti, carburanti, stop, tutte le notizie, tutte le informazioni possibili in maniera così dettagliata che io, Francesco, se potessi clonarla la porterei con me in viaggio, però purtroppo è unica, ecco. E naturalmente la clonazione non è ancora ammessa ed è così. Però io, se mi consentite, una domandina piccante che ammette solo una risposta, guarda, così mi viene in mente. Ma viaggio di coppia, siccome Massimo non era con loro, il viaggio di coppia si pensa a viaggiare, a guidare, eccetera, ma esiste spazio per l'intimità? Due figlioli. La risposta. Sì, esiste. Luca e Laura. Questa mi sembra la risposta più bella, e direi che anche su queste note possiamo chiudere la nostra puntata, la nostra trasmissione Fuori Porta. Ne approfitto per salutare per primo Massimo, che è stato il
autore di questa presenza in trasmissione, non solo del viaggio, che li ha portati appunto qui, trascinandoli quasi a forza perché timidissimi non volevano presentarsi. Ringrazio Simone Becchini, che è stato l'expedition leader, Francesca Pacca, che è stata una straordinaria navigatrice con i suoi consigli, con il suo tocco, nonostante le idee fossero diverse per la meta scelta. E voglio salutare e ringraziare per i loro preziosissimi interventi Fabrizio Ielmini e Tommaso Pini. Ringrazio a tutti dagli studi di Fuori Porta, un caro saluto a tutti voi ed arrivederci alla prossima puntata. Bardal. Makota, made in Italy dal 1979. Biker Factory. Nolan Group.